Minuti puoi anche avere a volte
Siamo partiti male i primi 20 minuti, ma quando avevamo la palla più che altro, in fase di un possesso abbiamo scalato bene, abbiamo preparato così, ma il giocatore ha fatto veramente bene. La domanda è che poi si sbagliava tante palle in uscita, tanti passaggi facili, e questo mi ha permesso magari a Messina anche di essere pericoloso in uno di questo è bravissimo, la terra in uscita. Nel secondo tempo penso che a parte i gol Messina non abbiamo lasciato tanto spazio al Messina, quindi siamo stati bravi a creare l'occasione, a sfruttarla. Mi ha fatto bene anche dal punto di vista di blocco, una squadra che ragionava insieme, che ragionava con una sola testa, quindi mi è piaciuto l'atteggiamento dei ragazzi fino alla fine, anche gli ultimi minuti quando siamo in vantaggio, siamo stati bravi a tenere duro, a cercare di tenere la palla più lontano possibile dalla nostra area, anche perché loro poi avevano giocatori importanti davanti, bravi sulle palle native, bravi di testa, quindi è importante lasciare il Messina più lontano possibile dalla nostra area. Già è entrato, ragazzi giovani che magari servono prestazioni importanti, magari a volte prestazioni sotto polo, però ha fatto bene, se già è un po' fino adesso quando si è fatto bene, un ragazzo molto importante per noi, si è entrato, alla fine ha fatto gol, è andata bene. Mister, possiamo dire che forse è stata la dal punto di vista del gioco secondo me no, perché in Coppa Italia avevamo fatto anche una bella partita. Dal punto di vista dell'atteggiamento sicuramente sì, perché non abbiamo dato neanche un centimetro e alla fine anche sul pareggio ho visto che la personalità di questa squadra sta crescendo giorno dopo giornata. Dopo Palermo abbiamo ricominciato a fare il gioco, ci siamo battuti, la cosa principale è dimostrare anche davanti, come dico, una grande squadra, la personalità di questi ragazzi giovani, stanno vivendo un momento contento, è una vittoria che dà anche morale, questo ragazzo è un ragazzo di morale. Grazie a voi. Grazie. La prima mezz'ora ma è un po' ingiusto vedere questo nuovo scorcio di campionato. Noi sta squadra l'abbiamo costruita in corso, abbiamo avuto problemi durante il mercato estivo, 6-7 undicesimi di questa squadra hanno fatto la preparazione con noi, sono arrivati a stagione già, a preparazione già inoltrata, probabilmente è questo che paghiamo, la non buona condizione di quarto elemento. Sì, il primo tempo l'abbiamo fatto davvero davvero bene, almeno la prima mezz'ora giocata con grande disinvoltura, con grande determinazione, personalità. Abbiamo concesso con qualche nostro errore, qualche ripartenza ad una buona Cittanovese. Poi nel secondo tempo abbiamo giocato così a tratti, eravamo stati bravi a recuperare il primo svantaggio, poi abbiamo cercato di vincere la partita, però l'episodio finale abbiamo pagato sicuramente il caro prezzo. Devo capire se è un errore nostro o una svista dell'assistente. Faccio anche questo, sicuramente, però penso che non mi darà una sconfitta contro di una buona città. Il modulo del passaggio del ma intanto per cercare di mettere i giocatori nelle loro condizioni migliori, cioè di mettere nel proprio ruolo. Volevamo provare a vincere la partita, abbiamo inserito un altro attaccante come Sigan, però molto spesso il calcio, dicevo prima, non ha una logica, ci abbiamo provato perché di giocarci troppo a forno il pareggio per una piazza come Messina, per le ambizioni che ha questa società, sarebbe stato il minimo. E poi magari l'ultimo episodio di proprio del governo, perché magari non ci siamo riusciti a vincere, mi auguro che sia
che sia magari il nostro errore, non un errore della linea. Le caratteristiche dei nostri attaccanti, Lucetti schierato dietro le punte, ha bisogno di giocatori che vengano lanciati in profondità. Noi abbiamo quelle caratteristiche, le più caratteristiche, diciamo, da uomini dentro l'area di rigore, però si sa bene l'ampia difficoltà di movimento. Anche questo mi ha spinto durante la partita, che ho lavorato proprio di lui, cercando di mettere un po' di